Allora ragazzi, eccoci qui oggi, test drive di questa 500, color azzurro, molto molto bella, un colore molto elegante. Abbiamo gli interni totalmente in pelle, di colore beige. Questi sono dei sedili fusina, rivestiti totalmente in pelle, anteriori, posteriori, pannelli tutti rivestiti in pelle ed anche il cruscotto rivestito in pelle beige con gli strumenti bianchi. Abbiamo poi qui un volante in legno con la razza centrale cromata, il pomello abbinato sempre in legno con l'asta cromata. Bene, cosa dire? Iniziamo la prova di questa meravigliosa 500. Andiamo. Quest'auto sono stati installati dei cerchi da 13 pollici di colore grigio argento con degli pneumatici 175-55-13 che sono della Yokohama, sono delle slick intagliate omologate per uso stradale, molto molto belle il disegno ed anche molto performanti. Come dicevo, abbiamo dei freni a disco sull'anteriore. Un assetto con sospensioni indipendenti, quindi abbiamo eliminato la balestra ed è stata installata la barra con gli ammortizzatori regolabili, quindi sospensione MacPherson. In questo modo, con questo assetto, possiamo regolare in qualunque momento l'altezza della macchina sull'anteriore. Abbiamo delle ghiere, una che fa da taratura dell'altezza e l'altra che va a bloccare la molla. Poi sul posteriore sono state installate delle molle con altezza 17 e gli ammortizzatori rinforzati che abbiamo fatto, quelli nuovi, per auto con motore da 700 cc in su. Mentre sul posteriore abbiamo installato i freni a tamburo con attacco al mozzo 4x98 come la 126 Personal. Motore, abbiamo un bellissimo motore 700 di cilindrata con carburatore doppio corpo da 40. Abbiamo una testa modificata della 126 650 con valvole maggiorate, 36 all'aspirazione e 31 allo scarico. Abbiamo poi installato delle bielle in acciaio ad H rovescio, albero a cammi in acciaio, poi tutta la parte dei pistoni che sono diametro 80, sempre stampati, più leggeri, con tre segmenti sottili. Abbiamo una coppa dell'olio in alluminio, insomma, il classico motore 700 che potete vedere anche sul nostro sito internet. Beh, ma vediamo come va questo motore. Andiamo in seconda. Sentiamo che il motore inizia a salire. Adesso siamo di terza in salita. A filo di gas, va liscia come l'olio senza problemi, la carburazione ok. Il 700 è il motore più indicato per uso stradale, anche da poter usare tutti i giorni. Poi si può salire, si può andare fino a 1000, però il 700 per chi usa tutti i giorni la macchina o chi si vuole divertire già è un ottimo motore. Guardate ragazzi, io sono di terza. Sono di terza e sto salendo in questa strada di montagna senza problemi. La carburazione è perfetta perché la macchina va che è una meraviglia. Con questo assetto la macchina in curva ha una risposta immediata ed è stabilissima, veramente veramente ottima. Poi con l'impianto frenante a disco noi possiamo staccare anche quasi all'ultimo perché l'auto si ferma senza problemi. Con la pompa qui abbiamo anche installato una pompa freni a doppio effetto, con doppio pompante, quindi abbiamo un pompante per l'impianto frenante anteriore ed uno per il posteriore, mentre quello originale, avendo solo un pompante, poi si va a smistare sull'anteriore e sul posteriore.
quindi con questa pompa la frenata è sicuramente migliore ed è immediata. Quarta, sale che è una meraviglia. Terza, sentite come grida, eccezionale. In merito al cambio invece abbiamo costruito un cambio a 5 marce, questo cambio è costruito da noi con terza, quarta, corta, e la quinta, abbiamo messo una quinta da riposo per uso stradale, la standard, che ha il rapporto dura 35-26, che abbinata con il terza e quarta corta, diciamo che è la migliore. Se si fa autostrada o strada a scorrimento veloce, la quinta 35-26 è la migliore. Poi abbiamo anche altri rapporti, però su quest'auto ci è sembrato il caso di installare questa, dato che il cliente ha bisogno di viaggiare anche con questa macchina. E quindi il cambio, ripeto, è un 5 marce fatto da noi con terza e quarta corta. Abbiamo sostituito tutti i cuscinetti, sia nella campana che al differenziale, nella cassa, poi abbiamo installato i nostri semiassi in acciaio, quelli rinforzati, che hanno anche le campanelle in acciaio per far sì che non si rompa il giunto come di solito nelle 500 e nelle 126 ogni tanto si rompono i giunti. Invece con questi semiassi in acciaio cementato uno può star tranquillo che non si romperanno mai. Invece parliamo un po' dell'interno. All'interno abbiamo installato questi sedili fusina molto 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 belli e li abbiamo rivestiti in pelle di colore beige sia all'anteriore che al posteriore, ed in abbinato anche i pannelli anteriore e posteriore di colore beige, naturalmente anche i parasoli di colore beige. Il cruscotto ha degli strumenti di colore bianco, fondo bianco, con contachilometri, contagiri, pressione olio, temperatura olio e livello carburante. È un'auto veramente figa, con questo colore esterno particolarissimo abbinato con questo interno, è molto molto figa. Poi abbiamo anche installato dei LED all'interno come luce di cortesia, quando si apre lo sportello si accendono questi LED di colore bianco all'interno, sempre su richiesta del cliente. La cappottina è in tinta con l'interno dello stesso colore, abbinata. Abbiamo installato anche una pompa elettrica del carburante, come facciamo di solito su tutti i motori, che consigliamo sempre anche su tutti i motori la pompa elettrica, in modo tale che anche se si riscalda, tipo la pompa meccanica quando si riscalda poi non riesce a pompare più la benzina al carburatore, con questa elettrica si risolvono tutti i problemi, ed è installata sull'anteriore di fianco al serbatoio. Vediamo seconda, ragazzi, in salita. Terza, ragazzi, sono in una salita, non riesco a dirvi la percentuale, ma è bella ripida. Il kit fari anteriori e posteriori è il modello Lexus che vendiamo noi, con gli stop a LED, i fari, le lucciole anteriori con le luci di posizione e frecce trasparenti, e poi abbiamo il faro che monta la lampada H4, che naturalmente fa più luce ed è più potente rispetto alla lampadina normale del faro anabbagliante e abbagliante della 500, che volendo può anche essere installato con la lampada LED di colore bianco, che fa molto molto più luce ed è molto bello anche da vedere esteticamente. La sospensione ragiona benissimo in curva ed anche l'impianto frenante sembra di guidare un go-kart. Con questi pneumatici slick intagliati della Yokohama la tenuta di strada è eccezionale, ragazzi, davvero. Terza,
salendo. Mamma mia, meravigliosa, davvero. Guardate, un'auto veramente che dà piacere. Non me l'aspettavo. Con questo 700 vi dico che è un'auto davvero divertente. Ragazzi, ancora non sono riuscito a mettere la quinta, Quarta. Cambio, sì. Cambio sincronizzato, quindi in questo caso niente doppietta. Ma poi questo interno di colore beige, guardate che eleganza, ragazzi. Come dico sempre, la 500 può essere sportiva ma anche molto elegante.